C'è una sconfitta pesante, Modena era un po' che non usciva neanche tra i fischi del pubblico, fischi e applausi in realtà, che arriva al termine di giorni particolarmente tesi, e allora bisognerebbe parlare sia del risultato ma anche di quello che è successo in questi giorni, che succederà in di gioco per il comportamento, per tante cose. Quale sarebbe la soluzione in questo caso? Io non lo so. È ovvio che se Ervine e Swan non tornano in squadra saremo più deboli, questo è evidente, no? Abbiamo avuto anche pochi giorni in maniera completamente diversa, Tine vicino a Martin van Garderen è lontano, cambia tutto e poi non ci siamo allenati anche un allenamento, cambia tutto. Senza lavoro, perlomeno io non so una maniera di vincere la partita senza lavoro. Scusa, ma la domanda era se io lo voglio o non lo voglio, questa era la domanda. Se questa frattura possa essere Ma ricomponibile. innanzitutto la frattura è venuta per me assolutamente inaspettata, in un termine di un minuto. Di un minuto perché c'è stato così. Due, quello che mi riguarda, per il caso di Ervin, ma in generale in tutti i casi nel quale un giocatore o un impiegato della società ha dei comportamenti strani, secondo me in questo caso bisogna valutare la situazione complessivamente. E questo è chi aspetta di fare la società. È ovvio che se la società, la presidentessa, trova la soluzione a questa situazione, e la troverà di sicuro in uno o nell'altro caso, lo sapremo penso domani, o se no fra 2 giorni, però non si può prolungare più. Da lì in poi noi prendiamo le nostre decisioni e organizziamo il gioco a seconda della presenza o di mancanza di Ervin e Swan. L'errore commesso da Ervin e Swan sembra abbastanza evidente, una situazione che in teoria è talmente chiara che si potrebbe risolverla in breve tempo. Si è parlato però di un lungo confronto con tutta la squadra, ci può spiegare qualcosa di questo confronto? Non so a cosa si è parlato, dopo l'incidente abbiamo avuto un colloquio molto lungo con la squadra, questo è vero, una discussione lunga per chiarire tante cose, per adesso ripeto ancora una volta la soluzione non l'abbiamo, quindi quando l'avremo, penso, no, non penso, sono sicuro, la società la ufficializza. Io non posso esprimermi prima della decisione della società. Oggi la faccia di Bruno era molto chiara, al di là della prestazione tecnica, io l'ho osservato, come credo, tutti i 5 minuti.
di tutto per cercare di... Eventualmente o cosa? Non possiamo, ma... Noi non possiamo parlare con i giocatori, quindi perché glielo chiedere potremmo, ma non si può. Io penso che ho risposto assolutamente chiaro sia della situazione sia di quello che penso io. E io ripeto, la situazione di conflitto c'è stata all'inizio della settimana. Da lì in poi io non ho visto, non ho sentito e non ho parlato né con Erwin né con Sol. Quando si risolve questa situazione e cosa succede? La decisione presa dalla società viene comunicata subito, però da questo fatto al fatto della partita ci sono due grosse differenze. C'è anche la parte tecnica, la parte di mancanza di allenamento, di mancanza di Erwin, di squadra tutta scomposta, nervosa, tutta organizzata in una maniera diversa, male, e questo sì, lo confermo. Noi abbiamo giocato male. Il primo set abbiamo 6% in cambio palla, il secondo set abbiamo un 9% di efficienza di cambio palla. È ovvio che quando giochi così non puoi vincere, non puoi pretendere di vincere. Con pochi muri, con tutto, ma è così, perché è così, io non posso negarlo. Abbiamo giocato male. Io adesso devo analizzare la partita, adesso ho letto solo i numeri dei giocatori, senza a testa calda per non discutere niente. Penso che loro capiscano abbastanza bene tante cose. Chi li capisce bene, se qualcuno non li capisce va bene lo stesso. Noi dobbiamo cercare di migliorare, questo è ovvio. Io so solo questa maniera, io so solo questo, il lavoro e i principi del gioco. L'altro tutto sono interpretazioni della situazione, però a me non mi interessano. È il vostro diritto, ovviamente, io lo rispetto, e come vedete io sono qua a rispondervi a tutte le domande. Io non ho problemi a rispondere alle domande. Io so cosa ho fatto e perché l'ho fatto. Oggi abbiamo giocato male, ripeto. E io adesso devo analizzare la parte tecnica, a vedere cosa è stato così male, nonostante tutto già lo so, l'ho visto. E quando una squadra gioca male, si fanno delle analisi. Si lavora bene in palestra per mettere a posto le cose e si migliora. Questo è che so io. Chiedo se c'è un impianto particolare per avere in un certo senso disperso quel patrimonio di entusiasmo che si era creato con la bellissima vittoria di Perugia. Poteva essere la svolta della stagione, invece insomma bisognerà un po' ripartire. Anche per me era così. Io, prima che succedesse questo incidente, io ero assolutamente contento di come si lavorava in palestra le ultime due settimane, di come la gente era concentrata, di come era anche lucida in campo contro Perugia. Lei mi aveva chiesto un giorno prima se sono contento, la risposta era sì, molto. Vedevo come la squadra cresceva da giorno in giorno, ma non per il risultato solo a Perugia, perché per la maniera di gioco, non tanto per questo 3-0 che era inaspettato, perché andare a vincere contro Perugia 3-0 non so quante persone lo aspettavano, però la confermo, sì, io pensavo che andasse tutto così, mi sbaglio. Mi scusi per chiarire, visto che parlando sempre del discorso della pelle, visto che sono state dette tante cose, la frattura da cosa è stata determinata la settimana scorsa tra lei e il giocatore? Innanzitutto non vorrei entrare nel dettaglio, che non riguarda, queste sono le cose nostre interni, però ripeto, non posso negare, sì c'è stata, è durata non più di un minuto, che io fra l'altro non ho preso nessuna posizione, non ho potuto neanche rispondere. Sarebbe stato opportuno pretendere un incontro tra lei e Mbappé in questo momento? Ma sì, io non ho problemi di incontrarlo. No, io non ho problemi dell'incontro, anzi sempre preferisco. Non è vero? No. Ma le chiedevo, lei ha chiesto un incontro e lui l'ha rifiutato? Da quello che so io sì, ma io non ho parlato di persona con lui, da quello che so che ho chiesto la società sì,
Sì. Sì, io sono disponibile sempre a parlare con tutti. Lui però non vuole parlare con lei, però avrebbe accettato cambiare idea se sarebbe venuto. Se mi fate le domande chiare rispondo chiaro. La risposta è sì, accetto il confronto, sì. Cosa vuole lui e cosa fa lui? Non posso rispondere della parte sua. La risposta è sì. Altre domande? Diciamo, tutto questo succede dopo la partita di Perugia, dove avete fatto una grande partita, e ha parlato di incidente inaspettato. È possibile che non ci fosse un sentore, un disagio del giocatore, cioè tutto improvvisamente come un terremoto che crolla? Per me sì, la risposta è sì. Anche a questa domanda la risposta è sì. Sì. Si mi chiedeva la sera prima. Chissà che incidente è successo, noi purtroppo ci stiamo chiedendo che cosa può essere mai successo per provocare una cosa del genere, se è possibile sapere. C'è il motivo dell'incidente. A questo momento non posso darvi ulteriori informazioni, bisogna fare questo incontro a chiarire cosa succede e poi quando ho l'autorizzazione di parlare ve lo dico, io non ho problemi. Ma non voglio adesso né discutere la situazione né prendere la posizione né a poche ore di questo incontro che si aspetta, per me è inutile di prendere una o l'altra posizione. Io quello che lei mi ha chiesto le ho risposto. Esatto, quindi mi pare di capire che la società ancora non ha preso una posizione, cioè entro domani lavorerà per metterlo sul mercato, un capello per cercare di farlo. Io credo che non sia questa la sede per trovare la decisione che prenderemo sicuramente, no? Secondo me è stato spiegato già abbastanza di quello che riguarda la vicenda. Vi assicuro che quello che faremo e agiremo è per il bene di buona voglia della società e di tutti. Lei una voce sente un po' a disagio in questa situazione? Scusa? Si sente un po' a disagio in questa situazione? In che senso? È certo che non mi sento la situazione migliore. Non capivo la domanda, perché lei al mio posto si sentirebbe bene? No, mi sentirebbe molto disagio. Sì? Santo, ma la società vuole trattenerlo, cioè cercherà di trattenerlo, l'ho detto prima quando incalzavi il nostro allenatore, ho detto che noi cerchiamo di trovare assolutamente la soluzione, perché lo ribadisco, nessuno qua vuole giocare al massimo per ottenere il massimo dei risultati. Sappiamo quanto è bravo e forte come giocatore Erwin, sappiamo il valore, dobbiamo trovare la soluzione, punto. Queste le difficoltà che parliamo della partita, non sarebbe stato il caso di effettuare qualche cambio in certe situazioni? Addirittura nel quarto set su 14-7 Sabbi non passava più, volte è stato messo in il secondo posto infortunato, non posso farlo entrare, lui si lavora a un regime neanche a 50%, addirittura ha avuto una caduta l'altro giorno, non posso rischiare la sua salute, è dall'inizio stagione così, il secondo posto purtroppo è così, il secondo palleggiatore è così, il terzo schiacciatore è Pinali, in questo caso non abbiamo nessun altro, ho fatto entrare Bossi, non abbiamo più cambi. Tenendo conto che il motivo del contendere è lei, no? Se la divertirci, cioè, i rapporti difficili tra lei e Gabè, se mai trovate una situazione del genere, pensiamo di aver capito che il motivo di questo problema, di questo incidente, sia coach, sì. Vinga, sì, siamo sicuri, diciamo. Confermo, sì. È mai capitato una cosa del genere? La prima volta nella sua carriera che si trova di fronte a un giocatore che a un certo punto dice voglio andare via? Così come questa situazione mai. Certo che ho avuto dei problemi con giocatori diversi in tanti anni, ma così no. Ok, grazie mille. Grazie.